Amici sportivi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, stadio Simonetta Lamberti. Cavese e Pistoiese hanno cominciato il loro confronto da 3 minuti e 35 secondi. Calcio di punizione di Tarantino dalla tre quarti, di testa Nocerino anticipato in calcio d'angolo da un avversario. Cavese che rinuncia allo squalificato Skyter qui in tribuna, proprio alla nostra sinistra, è squalificato mentre Cipolla va sul filo del fuorigioco in area di rigore, cerca la conclusione, cade a terra, l'arbitro assegna il calcio di rigore con l'intervento di Nocerino su Cipolla. Pizzi di Saronno è stato irremovibile. Cipolla contro Marrocco, il tiro e palla in gol alla sinistra di Marrocco per l'1-0 della Pistoiese. Cambia subito il punteggio al settimo minuto, siamo al 18° minuto, calcio piazzato per la Cavese che può battere con Farina ai 30 metri, servito da Scartozzi, il tiro direttamente in curva nord, in aria Frezza per Alfano, l'intervento verso Sorrentino, palla al centro, molto bravo Sorrentino a cercare un compagno, non ha trovato però nessuno se non avversari all'altezza dell'area piccola, con l'intervento di Marrocco in uscita su Bellazzini che era stato imbeccato sul filo del fuorigioco, mentre ancora Cipolla in aria dalla destra, calcia sul fondo. Cavese che però ha da poche soluzioni ai propri difensori, ai propri centrocampisti, perché si muovono anche poco alle punte. Domenica prossima ancora il Taranto al Simonetta Lamberti, in doppio turno preziosissimo, il cross di Favasoni al centro con il tiro di Bernardo, sotto misura ribattuto dal portiere, molto bravo, va Fritz davanti a sé a Tarantino. Fritz però cerca un cross per Bernardo in area, il controllo di Bernardo, poi Favasoni il lato corto dell'area di rigore, il tiro di Favasoni, la parata di Conti, ed ecco che esce Lacrimini, esce un terzino di spinta ed entra Ischia. Bernardo ai limiti dell'area, il suo tiro ribattuto diventa un assist per Tarantino, limite dell'area, Tarantino con il sinistro, il tiro, il pallone che rimane ancora in aria con Favasoni al centro, il cross deviato e palla che termina sul palo e poi rete di Alfano, il gol di Alfano. Ha protestato vivacemente la squadra della Pistoiese sulla ribattuta, è stato Alfano lesto a mettere in rete al 44° minuto, 1-1 secondo tempo, partito in questo momento. Cavese che invece ha confermato la formazione del primo tempo, ricordiamo, ha sostituito Camplone, Lacrimini con Ischia, calcio d'angolo già battuto, Frezza sta per entrare in area dalla sinistra, Frezza il tiro, palla che termina 2-3 metri alla sinistra del portiere Conti, Bernardo il tocco all'indietro ancora per Scartozzi, in avanti Scartozzi su Sorrentino, sul filo del fuorigioco, in area Sorrentino, riesce bene a controllare il pallone, poi il tiro termina sull'esterno della rete, ruba palla ancora Frezza all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, poi va addirittura in aria Frezza, il cross buono al centro, Conti respinge di pugni, va Tarantino con il sinistro, palla al centro direttamente a rete, cercata da Tarantino, respinge con un pugno Conti, poi Favasoni raccatta la palla sulla corsia sinistra, lato corto dell'aria, il cross buono al centro, c'è il fallo di mano del giocatore della Pistoiese con il calcio di rigore in favore della Cavese, vediamo, l'arbitro assegna un calcio di punizione alla Pistoiese, magari per la spinta alle spalle di Alfano, con l'arbitro che ha aspettato qualche attimo prima di fischiare. Scartozzi ai 35 metri, il tiro, palla alta, Alfano sulla destra, c'è Ischia, Alfano però allarga il gioco su Frezza che sta per entrare in area di rigore dalla destra, il cross al centro di Frezza, Conti si accartoccia e blocca, Pistoiese che addirittura può battere una rimessa laterale, ma l'arbitro dice che è finita, finisce 1-1. Camplone, nonostante abbia messo in campo prima Ischia per l'infortunio di Lacrimini nel primo tempo e poi Sciba e Mallardo, non è riuscita a trovare il guizzo giusto,